Buongiorno gattoni! No, non potete uscire gattoni stamattina, non possiamo uscire fuori perché è tutto bagnato, sta piovendo ragazzi, dov'è che volete andare? Dov'è che vuoi andare gatta Stellina? Ma dai, ma dai, ma dai che ti bagni tutta, dai, dopo se smette di piovere vi faccio uscire. Bravo amore mio, bravo amore mio. Sì, sei bellissimo. Bonjour ragazzi, bonjour mia family, nuova giornata, io mi sono appena fatta la doccia, sono ancora in accappatoio, mi sono svegliata poco fa, mi sono precipitata in doccia, ho dato da mangiare ai gatti che stavano morendo di fame, che sono in dieta, voi non avete la minima idea dei lamenti che io sento, è come se proprio non mangiassero da secoli, è una cosa veramente tragicomica, quindi prima cosa che ho fatto è stata dare da mangiare ai gatti, poi mi sono fiondata in doccia, adesso facciamo un po' di skincare, mi trucco e poi esco, anche se oggi abbandonerò la mia bicicletta vista la giornata con pioggia, vento e tempo veramente non bello, quindi mi sa che prenderò un taxi. Comunque andiamo. Allora, voglio fare un po' di skincare e poi appunto faremo un trucco leggero. Io sono in taxi in questo momento e sto andando adesso, devo andare a fare la spesa e alla posta. E poi perché volevo fare la spesa online, ragazzi, ma ci sono. Ho provato con i due supermercati, quelli più vicini, insomma, e uno mi dava la prima disponibilità tra una settimana di consegna della spesa, l'altro tra 5 giorni, quindi mi sono detto ok, vado e la faccio da sola, faccio prima. Quindi, e poi basta. Ho chiesto anche a Demelza se voleva raggiungermi, però lei è più a rischio per quanto riguarda il corona, perché lei ha appunto ve ne ha parlato sul suo canale, ha una malattia autoimmune Demelza, quindi non se la sente di uscire, giustamente, quindi io gliel'ho chiesto tanto così per scrupolo, ma non se la sente. E poi ragazzi, cioè io non lo so veramente. Allora, io ho sentito che è obbligatorio avere la mascherina nei luoghi chiusi, ok? Allora, qui il taxista mi ha detto di no, perché c'è lo scudo che divide le due parti e vabbè, capisco. Poi sono entrata nel negozio delle videocamere con la mascherina, ragazzi. Cioè, si sono girati tutti a guardarmi malissimo e poi faccio il tizio: ma mi scusi, ma non è obbligatorio avere la mascherina? E lui mi fa: no, perché in Olanda non possono obbligarci a fare nulla, è solo un consiglio, però se stiamo lontani chi se ne frega? E io: ah. E poi mi fa: ma toglila, tanto c'è lo schermo. E io ho detto: vabbè, l'ho tolta perché non c'erano altre persone nelle vicinanze, in ogni caso ero a distanza, eccetera, però. Cioè, penso che la stiano prendendo un po' sotto gamba qui, non lo so, ragazzi, è molto diverso rispetto all'Italia, cioè da noi è forse perché l'abbiamo vissuta in modo molto più grave, ma è molto molto qui non lo so, e sembra come se stiano prendendo il tutto un po' sotto gamba, non stanno dando la giusta serietà, boh, questa è la sensazione che ho io, vi dico, cioè in Italia semmai è il contrario, cioè se non hai la mascherina ti guardano male e ti dicono: oh, ma mettiti sta mascherina, e invece qua vi giuro, mi sono sentita un'aliena, mi hanno detto proprio toglila. Forse mi sarei dovuta rifiutare di toglierla. Avete ragione, probabilmente avete ragione. Però vabbè, constatazioni, constatazioni. Mi sono appena resa conto che stavo filmando con la modalità che non era per filmare. Comunque, sono andata alla posta, tutto fatto. Sta abbastanza diluviando, quindi però, ragazzi, da brava olandese adottata, non ho l'ombrello, perché dovete sapere che qui solo i turisti hanno l'ombrello e quando ho l'ombrello i miei amici olandesi mi prendono in giro, quindi mi rifiuto, però così mi rovino i capelli, ma vabbè, c'è la piega. Guardate che meraviglia, ragazzi. Ogni tanto mi fermo proprio per ammirare la meraviglia delle casette, tutte le vie strette. Molto bello qui, molto molto bello anche il centro di Alkmaar. E appunto, se vi capita, non venite soltanto ad Amsterdam, ma visitate un po' tutta l'Olanda, perché per esempio anche Alkmaar è molto molto bella, più tranquilla, più pulita, con meno turisti di Amsterdam, però è altrettanto affascinante. Ci sono i canali, le persone in bici che quasi ti tirano sotto, sempre le stesse cose di Amsterdam, però un pochino più piccolina, anche un pochino più tranquilla e carina. Adesso cerchiamo questo punto DHL per fare il reso ASOS, che in Italia si può fare anche alla posta, ma qui soltanto nei centri DHL, però dovrebbe essere qua vicino. Eccolo lì, punto DHL trovato, non era lontano. Che bella Alkmaar! Eccoci qua. Anche con la pioggia, sempre bellissimo Alkmaar. Che meraviglia, ragazzi, ancora non mi sembra vero che questa è casa.
che bello. Ok, sono nel supermercato, ho preso i broccoli e una zucchina per Demesa, che tra un po' vado a trovarla e quindi le porto queste due cose senza che esca lei. E qui è stranissimo perché non ci sono sacchettini né niente, cioè tu la prendi così come sta e la metti nel carrello. Adesso prendo, voglio vedere ancora, prendere un po' di frutta per casa perché non ho più frutta, ma proprio zero. Allora, cosa abbiamo qui? Mirtilli. Direi di sì. Quelli grandi sono sempre più dolci. Prendiamo piuttosto quelli piccolini. Tuc. Poi. Allora, lamponi. Abbiamo solo questi, la confezione grande. Va bene, direi di prendere questi. Non ho più banane, quindi... No, questi sono verdi. Queste mi sembrano già meglio. Fragole non possono mai mancare. Poi volevo prendere l'avocado, ma quelle, questi piccolini che sono perfetti, così uno è un toast, altrimenti poi l'altra metà mi va male. Sto facendo la fila per la macchinetta per fare la spremuta, ragazzi, che è occupata. E nel frattempo ho preso anche salmone affumicato e questi, che non so bene cosa siano, ma penso siano code di scampo e mi ispirano non poco. Le arance scendono e la nostra spremuta finisce nella bottiglia. Come sostituto dello yogurt invece voglio prendere questo della Alpro, che ho assaggiato da Demesa e mi piaceva un sacco, e quindi, e poi è l'ultimo, ho trovato l'ultimo senza zuccheri, quindi top. Ma tutti questi Arizona Green Tea di questi gusti buonissimi. Oddio, Strawberry Lemonade. No vabbè, questo devo assolutamente provarlo, ragazzi. Io adoro quello classico tè verde e miele, ma questo deve essere fine del mondo. A parte i miei capelli che sono un disastro, ragazzi, ma posso forse fare una spesa che c'è quasi anche troppo salutare? Cioè, vogliamo vedere? Ovviamente prendiamo anche qualche schifezzola, tipo le patatine. Ta-da! Ta-da! Dove sono le mie patatine preferite, che sono quelle al forno? Eccole qua. Naturali al forno, qui ci sono veramente, se vi piacciono le patatine con un sacco di gusti, cioè qui c'è di tutto, paprika, erbe, piccanti, non piccanti, formaggio, pomodoro, cipolla, solo che a me piacciono solo ed esclusivamente quelle classiche, naturali, così come anche le Pringles, mangio solo quelle rosse classiche, ok? I miei capelli sono un disastro. Ma mi sento molto olandese, perché quando piove, se sei olandese, i tuoi capelli devono essere così, cioè tipo la regola. E gelato già ho a casa, quindi direi che... però anche questo... No, ok, Nicole, fermati, basta schifezze, andiamo in cassa. Poi sono contenta che ho trovato anche il pane per tramezzino, ragazzi, che vi giuro, non lo trovavo da nessuna parte. Questo è l'unico supermercato che ce l'ha e che mi serve per un video. E questo è quanto, adesso andiamo alla cassa e poi vado a salutare Demesa e a portarle queste due cosine. E sono da Demesa che sta preparando la cena, sono le 6 e qui stanno facendo la cena. Hi Demesa, ciao! Cooking time. Yes, yes, I just told them that you're cooking. Yeah. E lì c'è Vic che gioca. Hi Vic! Non so bene cosa stia giocando, ma lui gioca sempre questi giochi tipo con skateboard o dove spara e roba del genere. Tornata finalmente! A casetta dai gattoni. Vediamo un po' se vengono. Oh, gatti! Oh, buongiorno. Salve, sono tornata. Entriamo adesso, che non vorrei che scappaste. Grazie, magari se potete entrare, grazie. Buonasera, gatti. Buonasera, cara stelline, garudemer. Ciao, piccolo gattino tutto bianco. Ciao, gatta stellina dolce con due occhioni verdi. Ma quanto sei bella, gatta stellina, sei bellissima. E gatto Denver? E gatto Denver? Che tu? Ah, che affettuosi questi gattoni! Sarà l'odore di pesce che si sente dalla spesa? Notare i gatti che si lamentano. Cosa c'è, hai fame? Hai fame, gatto Denver? Sei un po' a dieta? Che bravo. Anche tu hai fame, gatta stellina. Tu sei un po' più brava, non ti fai sentire così tanto, però anche gatta stellina mi insegue per la casa, ma in silenzio.
Sì, adesso. Oggi che cosa offre la casa? Abbiamo fatto rifornimento, ho tutto in garage in realtà. Sempre del marchio Almo Nature, not sponsored rigorosamente, ma mi piace molto come marchio. Cioè, mi piace, so che ha buoni ingredienti, non che lo mangio io. Però ai gatti piace. E questo è pollo con formaggio. Ecco qua, mezza scatoletta a gatto Denver. Vieni gatto Denver, ok, anche per gatta Stellina, come volete. E l'altra, ma gatta Stellina, vieni qua, gatta Stellina. Vieni di là, ma perché? Ok, ogni volta, ogni mattina e ogni sera è sempre lo stesso discorso. Cercano entrambi di mangiare dalla stessa ciotola. Ok, adesso la casa è magicamente silenziosissima. Sentite ragazzi, ascoltiamo il silenzio. Come diceva la mia professoressa di musica alle medie, ascoltiamo il silenzio. Ecco, se volete un po' di ASMR, gatti. Che vuoi? E non prendetemi in giro per questa cosa dell'ASMR degli animali, perché vi posso garantire che c'è tutto un mondo su YouTube di video dedicati proprio all'ASMR di cani, gatti e qualsiasi altro animale. Hanno milioni di visualizzazioni, quindi piacciono. Ok, mentre Netflix fa i suoi update, così posso vedermi il film che stavo aspettando, vediamo che cosa posso fare per cena. Anzi, vorrei, visto che ho preso queste... che penso siano code di scampo, non mi sono neanche fermata a tradurre perché tanto so che mi piacciono. Vorrei fare la pasta, tipo le linguine. Sì, con queste stasera. Ok, ho fatto un sughetto un po' a caso e la pasta era pronta, adesso l'ho lanciata in padella con il mio sughetto messo. Ho fatto un soffritto con gli spicchi d'aglio e... i pomodorini appunto, poi ho lanciato il pesce e la pasta. Adesso toglieremo gli spicchi d'aglio e direi che è pronta ragazzi. Cenetta, non si sa che sapore ha, ma sembra decente. Ho aggiunto anche un po' di peperoncino perché mi piace il piccante. Ok, la cenetta è servita. Sono particolarmente orgogliosa di questo piatto, un profumino niente male, quindi buon appetito. Rigorosamente ceno sul divano, super comoda, e voglio guardare ragazzi questo film che si chiama American Murder, La famiglia della porta accanto, ed è da un po' che ho sentito parlare di questa storia e di questo pazzo che ha ucciso tutta la sua famiglia, insomma una storia assurda, tutta praticamente documentata, e quindi ci sono le registrazioni di tutto, ed è uscito il film, quindi voglio assolutamente vedere questo stasera. Mia family, ho finito adesso di vedere il film e mamma mia che storia assurda, allucinante, da brividi, agghiacciante a dir poco, veramente, che ti lascia proprio con questo senso di inquietudine e di perplessità, perché non capisci perché sia successa tutta questa tragedia, perché non ha un senso veramente. Quindi se l'avete visto scrivetemi nei commenti se anche a voi ha colpito così tanto questa storia, perché ho visto per caso un video su YouTube, infatti è strano perché da quanto ho capito questo film è uscito oggi e io per caso qualche settimana fa ho trovato appunto video correlati a questa storia su YouTube, quindi non è che YouTube ti consiglia le cose perché poi Netflix fa uscire il film poco dopo. Credo un po' troppo a queste teorie complottistiche. Comunque mia family, questo è quanto per oggi, mi sa, per il video di oggi. Penso di essere riuscita a portarvi un pochino di più nella mia vita olandese oggi, che siamo andati un pochino più in giro. Purtroppo appunto in questo periodo più di tanto non si può andare in giro, quindi più di tanto non potrò, però appunto almeno siamo riusciti insomma a fare anche un giretto assieme oggi in giro per il centro, vi ho fatto vedere qualcosina. Alla fine ci stavo pensando anche stamattina e penso che veramente essere... ma gatta Stellina, ma guardatela, cioè, ma tranquilla, comoda, ma com'è sta storia, scusami? Cioè, io non lo so. Lampa fuori, sta per arrivare un temporale ragazzi. Comunque volevo dirvi che ci stavo pensando un pochino anche ieri e tipo veramente essere tornata qui è stata la decisione migliore della mia vita, è stata una ventata d'aria fresca, è stato tornare in un posto che alla fine per 5 anni mi è mancato, e cioè facevo finta che non fosse così, però era così, e penso che ve ne siate accorti praticamente voi prima di me, vero? Perché intanto tanti me l'avete scritto, Nicole ma perché non torni in Olanda, Nicole ma perché, io in realtà ci stavo pensando e quando me ne sono accorta io mi sono resa conto che già era da un po' che voi me lo dicevate, però ovviamente dovevo accorgermene io, e penso appunto che venire qui sia stata la decisione migliore per me. E tra l'altro oggi è stato bellissimo perché
ci pensavo, no, avere anche la possibilità di andare da Demelza così senza metterci d'accordo prima, ma per caso, perché ero vicino a casa sua. Anche questa è una cosa bellissima, perché fino adesso per 5 anni ho dovuto prendere un aereo per poterla vedere, quindi è stato bello, anche se insomma adesso ovviamente è così per tutti gli altri amici che ho, però alla fine ho amici sparsi un po' ovunque, cioè in Europa e non solo nel mondo, quindi sarà impossibile per me vedere sempre tutti. Questa cosa ormai l'ho accettata, quindi vabbè, mia family. Si vede che sono stanchissima, veramente, devo struccarmi, e voglia di struccarsi la sera, zero, zero, assolutamente. Comunque, vi mando un bacio grandissimo, mia family. Domani è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì. Vi auguro un buon weekend, mia family. Seguite su Instagram nel weekend, che comunque posto sempre anche su Instagram, anche se su YouTube appunto sabato e domenica non posto. Quindi seguitemi su Instagram, il link è qua sotto. Bacio grande, venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E noi appunto ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao.